Basta prendere in giro i cittadini. L'ASL di Pescara chiude il bilancio 2021 in rosso. La perdita è di quasi 3 milioni di euro ed è solo un caso che non siamo in default. A parlare così Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, che torna a chiedere le dimissioni di presidente di regione e assessore alla sanità. Presidente di regione Marsiglio, l'assessore regionale alla sanità ci avevano detto che i conti della sanità stavano a posto, che la sanità era efficiente. Oggi smentiamo questo. Numeri alla mano, dati alla mano, abbiamo fatto un dossier sul bilancio della ASL di Pescara che nel 2021 chiude con meno 3 milioni di euro, comunque un debito importante, nonostante si siano verificati tre eventi eccezionali, tre fattori importanti. Più trasferimenti da parte dello Stato, più 19 milioni di euro trasferiti da parte dello Stato, ulteriori 18 milioni di euro, un incremento dovuto alla gestione degli anni precedenti, una sorta di conguaglio, e nonostante le decine di migliaia di prestazioni sospese e non riposizionate causa Covid. Quindi immaginate quanti soldi si sono risparmiati e si chiude comunque con un debito di 3 milioni di euro, vergognoso. Se si legge il conto consuntivo, prosegue Pettinari, si evince come nel 2021 l'ASL di Pescara, a seguito della diffusione della pandemia, abbia erogato centinaia di migliaia di prestazioni in meno all'utenza. Abbiamo scoperto che solamente nell'anno 2021 rispetto al 2019 ci sono state 159.000 prestazioni di assistenza territoriale in meno e accessi in pronto soccorso in meno. Quindi immaginate quanti soldi si sono risparmiati. E 2.933 ricoveri ordinari in meno, quindi nonostante tutto questo risparmio si va verso questo debito di 3 milioni di euro. Abbiamo registrato, aggiunge Pettinari, una spesa farmaceutica schizzata alle stelle. 95 milioni di euro di spesa farmaceutica a fronte di un tetto massimo di 59 milioni. La cosa ancora più grave, forse la più grave di tutte, è la mobilità extraregionale che ci è costata 32 milioni di euro. Significa che i cittadini della provincia di Pescara non si fidano della sanità pubblica, vanno fuori regioni e noi ingrassiamo le altre regioni che si arricchiscono e noi impoveriamo. 32 milioni di euro. Quindi a fronte di tutto questo, un presidente di regione e un assessore regionale alla sanità che non hanno prodotto né il piano operativo, né il piano sanitario, né il piano della riforma della rete territoriale e ospedaliera, si dovrebbero forse solamente dimettere.